Ciao Pinkies! Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per fare un video nuovo, proprio perché sfrutto, come vi dicevo, la mia competenza, la mia bravura, la mia forza. Se non l'avete visto, vi lascio nella i di informazioni il video precedente in cui spiego questo mio cambiamento, questa mia maturazione. E oggi vi porto il primo video inerente a Photoshop, ovvero un tutorial sugli strumenti di selezione. Lo so che non ho spiegato ancora gli strumenti di selezione uno per uno, però non è il mio intento, ne spiegherò alcuni più particolareggiati nei prossimi video, ma io non voglio spiegarvi passo passo tutti gli strumenti, semplicemente voglio farvi imparare facendo make to do, perché io insegno già alle superiori questa cosa passo passo, gli strumenti, cosa serve, come funziona, o nei corsi privati. Quindi se volete approfondire tutto gli strumenti singoli, guardate, iscrivetevi ai miei corsi, contattatemi, chiedetemi in DM, seguitemi su Instagram, Facebook, Twitter, dappertutto, insomma, perché ci sono in tutte le piattaforme, TikTok soprattutto anche. E lì magari potremmo concordare per fare dei corsi, delle cose, ovviamente purtroppo con il virus adesso a distanza e poi quando si potrà in presenza. Quindi Pinkies, che vi voglio tanto bene, vi fornisco i tutorial, così facendo i tutorial imparate anche gli strumenti. Ovviamente per quanto riguarda i tutorial troverete tutte le informazioni necessarie per il tutorial su YouTube e poi troverete le immagini originali da scaricare se le volete, o su internet prendete una a vostro piacimento e ci lavorate sopra, oppure le trovate le immagini caricate in un album di Instagram, perché appunto sulle storie in evidenza di Instagram caricherò la foto tutorial 1, tutorial 2, solo la parte iniziale ovviamente. Quindi se non andate a seguirmi su Instagram non potrete trovare le parti iniziali per il tutorial. Lo so che Instagram potrebbe sembrare che abbassa la qualità, ma a me non interessa tanto la qualità del risultato finale inerente all'esercizio, ma che voi impariate gli strumenti, poi ovviamente con la foto alta qualità verrebbe un lavoro stupendo. Quindi voi dovete capire che i miei tutorial servono per imparare gli strumenti, per realizzare le cose. Noi l'alta qualità la create voi, ovviamente con la vostra esperienza, con la vostra competenza, con la vostra bravura. Perché io ovviamente faccio sempre lavori alta qualità, però per imparare per me va bene anche la bassa qualità, perché alla fine i miei tutorial Pinkies vi servono per imparare, non vi servono per realizzare un qualcosa di finito vostro, ma per imparare gli strumenti, le tecniche e i passaggi e poi replicarli sul lavoro vostro in un secondo momento. Quindi Pinkies, prima di iniziare questo tutorial sugli strumenti di selezione, sigla! Bene. Ora andremo ad utilizzare il software VLC per fare la registrazione dello schermo nel nostro primo tutorial su questo canale. Oggi andremo ad utilizzare tutti gli strumenti di selezione esistenti in Photoshop, quelli di base, quindi la penna non verrà presa in considerazione in questo tutorial. Andiamo ad attendere che si apra Photoshop. Una volta aperto il software Photoshop, vado a controllare l'esercizio che devo realizzare per farlo vedere anche a voi. Questa è l'immagine di partenza, questa è l'immagine finale, questa è l'immagine di partenza, questa è l'immagine finale. Bene, una volta visto qual è l'immagine di partenza e qual è l'immagine da ottenere, andiamo ad importare facendo apri l'immagine di partenza dal nostro computer all'interno di Photoshop. Quindi premiamo File, apri, andiamo a cercare selezionando il file di riferimento, quindi JPEG, ci dà solo i JPEG all'interno del nostro computer. Quindi vedete, vado a fare apri del JPEG e adesso con i tempi del vostro computer in base alla velocità e alla potenza del vostro computer vi aprirà l'immagine. Ora non ci resta che andare a fare che cosa? Ad aprire un nuovo file, perché noi vogliamo realizzare una cartolina, quindi file nuovo. Se flegghiamo su stampa e scegliamo la dimensione della cartolina, mostra altri predefiniti, mettiamo A5. Nel titolo dobbiamo mettere il titolo che sia più iconico possibile per il nostro lavoro. In questo caso io vado a selezionare strumenti di selezione tutorial.
o tutorial strumenti di selezione, è la stessa cosa. Voi metterete il titolo che vi è più iconico per voi e controllerete che tutte le impostazioni di settaggio per la stampa siano corrette. Cosa vuol dire? Come abbiamo visto su TikTok, 300 dpi, CMYK, il sistema colore FOGRAPH 39, che è quello standard riconosciuto a livello mondiale per riuscire a stampare i colori in maniera paritetica in tutte le stampanti. Sia che siano stampanti professionali, quali le offset, le rotocalco, quindi le macchine da stampa, sia stampanti digitali laser. Una volta fatti i controlli, premiamo Crea e si va appunto a creare il nostro foglio. Sulla sinistra abbiamo la toolbox dove troviamo tutti gli strumenti. Poi sopra in alto abbiamo il menu a tendina e anche la option bar. E invece sulla destra abbiamo la function bar dove si trova anche la funzione livelli, infatti, e tutta la schermata delle funzioni dei livelli, dove noi andremo a lavorare proprio oggi sui livelli. Il primo passaggio che andiamo a fare è quello di creare tutti i livelli, come state vedendo, per andarli poi a rinominare correttamente per ogni elemento. Quindi avremo il livello palla, avremo il livello gomma destra e gomma sinistra per fare gli occhi, avremo il livello colla per fare il naso, avremo il livello graffettatrice destra e sinistra per fare le graffette, quindi la bocca. Avremo il livello molletta destra e molletta sinistra per fare le sopracciglia e poi avremo il livello lampada per fare la testa, il cappello. E ovviamente avremo i livelli forbici destra e forbice sinistra per fare le orecchie. Quindi li stiamo tutti andando a creare e rinominare. Una volta rinominati tutti i livelli e controllato che tutti gli elementi siano stati presi in considerazione dal file di partenza, andiamo a creare i livelli mancanti, perché ne mancavano in questo caso, e poi andiamo a bloccare tutti i livelli tranne il livello palla, che è il primo che andremo ad importare. Quindi l'elemento della palla rossa l'andremo a importare per prima. Quindi ora li blocchiamo praticamente anche con la funzione di Photoshop lucchetto, se vedete, li stiamo bloccando tutti. Bloccare il livello permette di far sì che le modifiche a quel livello non vengano applicate, ma solo ai livelli sbloccati. Quindi i livelli selezionati potranno contenere gli oggetti, ma non potranno modificarli. Quindi se noi per errore selezioniamo un livello bloccato, possiamo solo inserirci all'interno degli oggetti, ma non modificarli. Quindi non andremo a intaccare quel livello. Quindi è importante sempre selezionare i livelli sbloccati, non fare come per errore ho fatto io sul primo punto, ovvero selezionare il livello bloccato e inserirci l'elemento. Infatti poi l'ho reinserito correttamente nel livello palla sbloccato. Per selezionare la palla andiamo ad utilizzare lo strumento che si trova sotto la selezione di base, ovvero lo strumento selezione ellittica che si trova sotto la selezione rettangolare. Lo strumento selezione ellittica permette di creare selezioni a forme circolari, quindi a forma di ellisse o a forma di cerchio. Per fare il cerchio bisogna tenere premuto Shift da tastiera e automaticamente ti fa la proporzione a cerchio. Se noi, vedete, facciamo questa cosa qui che ci spostiamo troppo velocemente, il foglio fa swipe e sparisce. L'ho fatto apposta per farvi vedere cosa voi non dovete fare. Poi, la seconda cosa da fare, per spostare la selezione, vedete come sto facendo io in questo momento, bisogna tenere premuto backspace senza mollare il click, vedete, posso muovere la mia selezione nell'area di lavoro per poi continuare a selezionare le diverse porzioni dell'oggetto desiderato. Quindi la palla è facilmente selezionabile utilizzando backspace, shift e click del mouse. Una volta fatta la selezione e mollato il click del mouse, prima di mollare Shift, mi raccomando, si molla prima il click del mouse e poi Shift, si va a prendere lo strumento sposta. Ovviamente lo strumento sposta subito su due piedi, se noi lo andiamo a posizionare sulla selezione,
ci verrà con il simbolino di una forbice. Il simbolino di una forbice vuol dire taglio e quindi ci andrebbe a tagliare, come poi vedremo, la selezione irreparabilmente e la perderemmo. Invece noi vogliamo duplicarla nel nostro file finale. Quindi se voi vedete le abbiamo tagliate irreparabilmente, quindi nel file nativo di origine scomparirebbe definitivamente. Invece noi vogliamo tenerla per portare una copia, perché nel caso in cui sbagliamo possiamo sempre ripescarla, riprenderla e andare a rilavorarci sopra dal file originale. Quindi premendo Alt da tastiera o Option per chi ha Mac, si va a copiare, vedete, la palla, trascinando facendo drag and drop tra un foglio di lavoro e l'altro. Drag and drop vuol dire clic, cammina e la trascini proprio all'interno dell'altro foglio di lavoro. Io ovviamente, come vi dicevo prima, ho sbagliato volutamente per farvi vedere che anche i livelli bloccati possono contenere gli oggetti ma non modificarli. Quindi adesso vado a importarlo correttamente nel livello palla, perché ho selezionato il livello palla. Quando intendo selezionato il livello palla, intendo dire che i livelli devono essere evidenziati in grigio chiaro. Ora vado a bloccare il livello palla e vado a sbloccare il livello lampada. Il livello lampada lo andiamo a selezionare con che cosa? Con lo strumento selezione rapida. Lo strumento selezione rapida ci permette di prendere rapidamente delle porzioni di immagine semplicemente facendo clic e trascinando il mouse sulle porzioni che noi vogliamo prendere. Le porzioni verranno selezionate in base alla dimensione del pennello. Per fare questo, prima premo Z da tastiera e vado a zoomare con lo strumento lente di ingrandimento sull'oggetto che mi serve selezionare, ovvero la lampada. Quindi il paralume, perché non prenderemo tutta la lampada, ma solo il paralume. Nella option bar si può andare, come vedete, a ridurre quella che è la dimensione del pennello andando a fleggare la prima opzione dove vedete il numerino. Quindi noi prendiamo e andiamo a fare la selezione facendo clic sullo schermo. Vedete che ha iniziato a selezionarmi tutte le porzioni desiderate. Questo ci permette di poi, con lo strumento opzionale più, ovvero andando a slegare più, quindi aggiungi alla selezione, di aggiungere le parti mancanti alla nostra selezione. Dopo aver fatto questo, sbloccato il livello e controllato che il livello selezionato, quindi in grigio chiaro, sia il livello lampada, andiamo a rifare il processo di prima con lo strumento sposta tenendo premuto Alt e drag and drop. Come potete vedere, andiamo a importarci la nostra lampada. Ora ci stiamo importando tutti gli elementi che poi andremo a ridimensionare e a posizionare correttamente per ottenere la nostra faccina. Bene, ora andiamo a fare che cosa? Andiamo a duplicare il livello della graffettatrice per fare la graffettatrice destra e la graffettatrice sinistra. Questo è un metodo che di per sé è più laborioso rispetto al metodo che poi vedremo dopo. Io vi faccio vedere entrambi i metodi per farvi scegliere poi quello più congeniale a voi. Quindi andiamo a scrivere graffettatrice destra, quindi dx, e graffettatrice sinistra sx nei due livelli. E poi andiamo a bloccare uno dei due livelli per poter importare prima la graffettatrice di X e poi la graffettatrice SX. È indifferente l'ordine con cui voi le importate, l'importante è che sia una sul livello di X e una sul livello SX, per ricordarci che la bocca è composta da due graffettatrici. Per la graffettatrice andiamo prima a deselezionare la lampada con Ctrl D e poi andiamo a zoomare con Z sulla graffettatrice. E andiamo ad utilizzare la bacchetta magica. La bacchetta magica è congeniale a questo strumento perché, essendo nero pieno, possiamo mettere 150, che è il livello della tolleranza del nero, e selezionare automaticamente con un clic tutta la graffettatrice. Mi raccomando, la tolleranza si trova nella option bar dello strumento bacchetta magica, quindi in alto, nella nostra area di lavoro, sopra la nostra area di lavoro. Facciamo clic.
E automaticamente, se vedete, ci ha selezionato tutta la nostra graffettatrice. Una volta selezionata, riproponiamo l'effetto con lo strumento sposta di drag and drop, quindi mi raccomando, sempre tenere premuto Alt, perché sennò ce la taglia. Quindi Alt e la duplichiamo, vedete, e poi facciamo drag and drop nel livello quindi della graffettatrice. Blocchiamo il livello della graffettatrice DX. Andiamo nella graffettatrice SX e andiamo quindi a duplicarci l'oggetto facendo sempre il drag and drop, perché in questo caso non dobbiamo rifare la selezione perché la selezione era già attiva in precedenza. Ora andiamo a selezionare quindi il processo dei livelli, quindi vuol dire che andiamo a sbloccare un altro livello e andiamo a importarci all'interno un altro oggetto. Quindi, semplicemente adesso vedremo la funzione più rapida, più veloce, più congeniale, secondo me, tra le due per andare poi a lavorare sui diversi livelli, perché poi basterà fare un livello copia con l'oggetto già inserito all'interno e chiamarlo con un altro nome. Così avremo i due livelli semplicemente, quindi DX ed SX saranno creati dal livello copia. Vuol dire che l'elemento facendo drag and drop lo importa una volta sola. Quindi premo CTRL D e seleziona, premo CTRL meno per dezoomare e poi vado a premere Z per zoomare sull'oggetto che ci serve, in questo caso le forbici. Andiamo a fare la forbice destra e la forbice sinistra per fare quelle che, se vi ricordate, erano le orecchie. Quindi partiamo prendendo sempre lo strumento bacchetta magica. Perché bacchetta magica? Perché avendo un alto contrasto questa foto, essendo di un colore pieno, quale arancione, tutti i colori pieni si selezionano con il contrasto, quindi con la tolleranza a 100, perché il contrasto con lo sfondo bianco è molto elevato. Se abbiamo sfondo bianco, sfondo nero e colore pieno, basta mettere tolleranza a 100 e questo ci permetterà, essendo molto contrastata l'immagine, di selezionare direttamente tutto il manico. Vedete? Poi facciamo con lo strumento sposta, sempre drag and drop, tenendo premuto Alt, quindi spostiamo una copia, non l'originale, e duplichiamo, come vi dicevo, il livello per ottenere una copia. Andiamo a ridimensionare, a rinominare, pardon, il livello facendo doppio clic sul nome e lo chiamiamo SX e DX. E poi andiamo in un secondo momento a cancellare con la gomma quella che è la parte che non ci serve, nella destra e nella sinistra. Quindi adesso stiamo controllando che nei livelli ci siano gli oggetti inseriti per sicurezza, perché è sempre bene fare un controllo e poi salvare sempre a metà del lavoro. Mi raccomando, salvate spesso, perché se voi non salvate il lavoro, poi c'è il rischio che lo perdete. E non è detto che Photoshop, questo salvataggio automatico, riesca a recuperarvi l'ultimo passaggio svolto. Quindi ora continuiamo con la selezione degli altri oggetti utilizzando altri strumenti di selezione. Quindi sblocchiamo il livello e andiamo nella foto di partenza. Ora stiamo semplicemente facendo vedere come si dividono le due forbici, perché ovviamente duplicando il livello la forbice sembrerà sempre una, perché vengono sovrapposte. Con lo strumento sposta senza tenere premuto nessun altro tasto, noi dividiamo le due manici della forbice e andiamo a far vedere che sono due in due livelli diversi. Ora torniamo nel livello di partenza, premiamo CTRL meno per dezoomare e CTRL D per deselezionare. Ora zoomiamo quella che è la nostra molletta. Andremo col secondo metodo a creare quindi una sola molletta col drag and drop e poi andremo a duplicare il livello. In questo caso usiamo il laso poligonale. Perché il laso poligonale? Perché possiamo noi andare a definire, siccome è una forma complessa, quali punti vogliamo catturare dell'immagine. Quindi facendo clic più piccoli o più grandi andiamo a selezionare le forme complesse dell'oggetto. E una volta chiuso il tracciato verrà una selezione.
Mi raccomando, da non confondere con l'asso magnetico, perché l'asso magnetico sceglie lui arbitrariamente, grazie all'intelligenza artificiale, i punti da campionare. Invece qui siamo noi a dirgli quali punti vogliamo campionare del nostro oggetto. E quindi a creare automaticamente i punti di ancoraggio che poi diventeranno selezione. Una volta fatto questo, sblocchiamo il livello appunto della molletta. E andiamo a fare drag and drop con lo strumento spot, tenendo premuto Alt, ve lo dirò allo sfinimento che Alt è fondamentale, per andare poi a creare quello che è il duplicato. E quindi spostare un duplicato e non l'originale. Una volta fatto questo, andiamo a duplicare il livello e lo rinominiamo, perché si chiamerà molletta di X copia, noi dobbiamo mettere molletta SX. Dopo riblocchiamo entrambi i livelli per non commettere errori su questo livello e andiamo a lavorare quindi su un altro oggetto. Quindi mancano la colla, se vedete, manca la colla e la gomma. In questo caso abbiamo deselezionato, dezoomato, pardon, con CTRL- e deselezionato con CTRL-D. Ora premiamo Z da tastiera dopo aver controllato cosa ci manca e aver sbloccato il livello. Quindi adesso stiamo sbloccando il livello, quindi stiamo sbloccando il livello della gomma, buttando via un livello gomma perché poi useremo la copia come prima. Quindi andiamo a vedere e lavorare sul livello gomma. Quindi zoomiamo con lo strumento Z sulla gomma, se vedete, e andiamo ad usare come per la palla lo strumento selezione ellittica. Quindi uno strumento che già abbiamo visto, ricordo sempre che per spostare la selezione come faccio io bisogna tenere premuto click, click, control, maiuscolo e barra spaziatrice, mi raccomando, shift e barra spaziatrice, quindi maiuscolo, ripeto, quindi shift, click e barra spaziatrice. Se noi molliamo la barra spaziatrice possiamo, vedete, ridimensionare poi il nostro oggetto. Scusate se mi ero un attimo impappinato, ma è Shift barra spaziatrice e clic. Shift barra spaziatrice più clic per spostare la selezione. Poi mollo la barra spaziatrice, tengo premuto il clic e lo shift e vado a ridimensionare la nostra selezione adattandola all'oggetto. E poi sempre con la stessa metodologia del drag and drop con Alt premuto utilizzando lo strumento sposta. Lo facciamo, lo sto facendo, se vedete, più volte proprio per farvi entrare la meccanica di questo metodo della selezione, perché è importante capire questo, perché se non capite questo poi farete fatica a fare selezioni ellittiche molto grandi, complesse o strane. Ora duplichiamo il livello, lo chiamiamo SX, quindi gomma di X si chiamava questo livello, duplicandolo lo chiameremo gomma SX, perché appunto gli occhi sono due. Ora non ci resta che andare a sbloccare il livello colla e utilizzare una selezione composita. Quindi dezoomiamo, dezoomiamo appunto con CTRL-, andiamo a premere CTRL-D di selezione e facciamo una selezione composita. Per fare la selezione composita usiamo lo strumento selezione rettangolare per selezionare il corpo della colla e lo strumento selezione ellittica per andare a selezionare le parti tonde della colla. Quindi partiamo facendo una selezione rettangolare, che è la prima selezione che noi dobbiamo andare a ottenere. Quindi la selezione rettangolare e poi premendo nella, mi raccomando, selezionando lo strumento selezione ellittica si va nella option bar e si clicca il secondo simbolino che aggiunge alla selezione, quindi interseca le selezioni, vuol dire che va a crearmi una selezione composita tra due selezioni diverse con l'intersecazione. In questo caso non andiamo a tenere premuto Shift, ma solo barra spaziatrice perché non dobbiamo creare un cerchio ma un'ellisse.
Attenzione, non dobbiamo creare un cerchio ma un'ellisse, quindi dobbiamo ottenere un solo backspace o barra spaziatrice per andare quindi a spostare la nostra selezione e adattarla al tappo della colla e poi al piede della colla che è quello girevole e ai lati mancanti perché vedete sono tondi, non sono quadrati. Una volta fatto questo e ottenuta la selezione perfetta o desiderata da noi, andiamo a fare il solito tecnica, la solita tecnica del drag and drop con lo strumento spot, tenendo premuto Alt, in modo tale da riuscire poi a spostare l'elemento copiato, non l'elemento originale, nel nostro lavoro finale della cartolina. Ovviamente la nostra cartolina, ci tengo a dire, non sarà una cartolina vera e propria, ma sarà semplicemente la creazione o la ricreazione, quindi un copiare l'esercizio della palla, per poi la cartolina finale la vedremo in un altro momento, in un altro tutorial, come si crea una vera e propria cartolina, perché la vera e propria cartolina va creata tramite Illustrator più Photoshop più InDesign, mentre in questo caso lavoriamo solo con Photoshop. Vedete, abbiamo creato la colla, la stiamo facendo col drag and drop, la stiamo duplicando, quindi con lo strumento sposta, andiamo a premere Alt e copiamo quindi una copia. Ovviamente in questo caso non duplichiamo il livello perché il naso è uno solo. Poi ricontrolliamo com'è l'esercizio finale per avere in mente se manca qualcosa. Come potete vedere, mancano gli occhi da colorare, manca la colla da distorcere e anche da distorcere vanno distorte anche le orecchie, quindi i manici della forbice. Ora sblocchiamo il livello palla e andiamo con modifica, trasformazione libera o comando veloce da tastiera CTRL-T a fare che cosa? Il ridimensionamento della palla per creare il nostro background per importare sopra gli elementi della faccia. Questo esercizio qui, devo ammettere, ricorda un po' l'Arcimboldo. Una volta fatto la ridimensionamento senza tenere premuto Shift perché già lo fa in scala in base al nostro oggetto, mentre se noi premiamo Shift ci distorce la scala. Andiamo a fare che cosa? Andiamo a premere invio oppure l'avvio che c'è in alto nella option bar per accettare la nostra selezione, quindi il nostro ridimensionamento. Ora andiamo a attivare l'occhiolino pian piano sui vari oggetti. Quando io dico attivare l'occhiolino intendo la visualizzazione di diversi livelli, perché abbiamo disattivato prima la visualizzazione da tutti i livelli, tenendo solo quello della palla, e man mano attiviamo la visualizzazione di diversi livelli a noi che ci servono passo passo per andare a creare il nostro oggetto. In questo caso andiamo a ridimensionare il paralume della lampada, adattandolo proprio come cappello alla nostra palla. Quindi premiamo sempre File, modifica, trasformazione libera, oppure CTRL-T, modifica, trasformazione libera o CTRL-T, che sono la stessa cosa. Andiamo quindi a ridimensionare, vedete, e a spostare per cercare di centrare correttamente, vedete, il nostro cappello. È un tutorial lungo, ma vi fa imparare bene gli strumenti di selezione di base, che sono i primi strumenti che si vedono in Photoshop. Vedete, stiamo andando a ridimensionare continuamente il nostro paralume per adattarlo meglio alla nostra palla, quindi al diametro superiore della nostra palla. Una volta fatto questo, attiviamo l'occhiolino su un nuovo livello per andare a lavorare, quindi la visualizzazione. Io vi semplifico chiamando l'occhiolino perché visualmente ricorda la forma di un occhio, ma in realtà tecnicamente si chiama la visualizzazione del livello. Attiviamo la visualizzazione del livello, quindi sulle nostre forbici.
andiamo a usare lo strumento, come vedrete, trasformazione libera CTRL T per andare a ridimensionare le nostre forbici. Una volta fatto il ridimensionamento, andiamo a cancellare con lo strumento gomma la parte che non ci serve. Perché se vedete abbiamo due parti della forbice, quindi il manico che è composto da due, diciamo, buchi, da due prese. Non so come dirlo tecnicamente perché non sono propriamente un designer del prodotto. E quindi il manico comunque è composto da due prese. Noi dobbiamo cancellarne una per andare a utilizzarle singolarmente, quella a destra e quella a sinistra. Ora, sempre con CTRL T, attiviamo prendendo la maniglia laterale la rotazione. In questo caso sì, dobbiamo tenere premuto Shift, così ci fa la rotazione perfettamente speculare di 90 gradi. Ora va ridimensionata perché ovviamente le orecchie sono più piccole. E poi andiamo ad utilizzare con CTRL R oppure visualizza righelli, i righelli per sapere dove posizionare l'altro orecchio in maniera simmetrica, speculare. E poi andremo a deformarlo. In questo caso, per fare la deformazione, vedremo che dobbiamo tenere premuto Shift per deformare quindi quella che è la proporzionalità dell'orecchio. Quindi ripetiamo la stessa operazione cancellando l'altra parte dell'orecchio, quindi CTRL T o trasformazione libera per ridimensionare, e poi andiamo a cancellare con lo strumento gomma la parte che non ci serve. Ripremiamo CTRL T trasformazione libera per andare a ruotare, se vedete adesso tutto il processo è lo stesso identico di prima. Ora non ci resta che ridimensionarla, facendola rientrare all'interno delle nostre guide griglie sensibili, in modo tale da avere la possibilità di ridimensionarla alla stessa dimensione. Adesso vado con CTRL T e premuto Shift, ridimensionate andandola a strecciare, come si dice in gergo tecnico, ovvero a deformare, non mantenendo più la proporzione standard di partenza. Ricordiamo sempre che la proporzione standard di partenza di solito, che è quella presa nello scatto, è quella corretta. In questo caso è volutamente deformata per fare il lobo nel nostro orecchio. Quindi si porta giù con lo strumento, sposta la nostra guida e griglia sensibile per sapere dove andare ad appoggiare l'altro orecchio e quindi farli simmetrici, speculari. Vedete, stiamo regolando perché andava portato un filo dentro anche questo orecchio e poi specularmente andiamo a ridimensionare, vedete? Ora controlliamo cosa manca per andare avanti con il nostro lavoro e vediamo che andiamo a lavorare su un nuovo livello, quindi attiviamo la visualizzazione o volgarmente chiamata occhiolino sulle graffettatrici per andare a creare la bocca. Quindi vedete, CTRL D trasformazione libera lo utilizziamo per ruotare come abbiamo già visto e selezionare quindi la nostra graffetta. Ora andiamo a posizionare sopra in maniera speculare identica l'altra graffetta. Quindi la attiviamo, la ingrandiamo e la trasciamo proprio sopra, esattamente in maniera paritetica all'altra. Vedete? Poi si va su modifica, trasforma, riflessione orizzontale. Così ci creerà proprio la graffetta ruotata specularmente. Modifica, trasformazione libera o trasformazione, vedete trasformazione, rifletti orizzontale, vedete l'ha creata speculare, adesso basta spostarla e abbiamo creato la nostra bocca. Adesso
Adesso non ci resta che andare a creare gli occhi e il naso, che sono i due elementi mancanti. Quindi gli occhi andranno prima colorati e poi ridimensionati. E poi andrà messo il naso con lo strumento distorsione. E infine le ciglia, le sopracciglia, pardon, che sono le mollette. Quindi partiamo dagli occhi, che sono la parte più complessa che ci è rimasta da fare, perché dobbiamo andarle anche a colorare, andando nei metodi, su immagine, metodo. E usare le regolazioni, quindi tonalità saturazione. Dopo aver selezionato il livello corrispondente alla gomma e aver attivato la visualizzazione, ovvero l'occhiolino, vado a zoomare premendo la tastiera e clicco sopra o CTRL più per zoomare. Poi faccio la selezione ellittica solo sulla parte dorata, scusate, argentata, solo sulla parte argentata, in modo tale da riuscire poi a lavorarci sopra e a poterci modificare il colore solo in quella parte, non su tutto il livello, quindi non su tutta la gomma. Vado su metodo, regolazioni, tonalità saturazione, quindi si va su immagine, regolazioni, tonalità saturazione. Si deve ripetere il processo due volte per ottenere il colore desiderato in questo caso. Andiamo a mettere tonalità 108, saturazione 100 e luminosità più 10, come vedete. Ripetendo il processo due volte andiamo a ottenere il colore giallo verdognolo che volevamo. Poi si ripeterà il processo anche per quanto riguarda l'altra gomma e otterremo il colore. Dopo aver ottenuto il colore, si preme CTRL-T o modifica trasformazione libera e si va ad ingrandire. Ma vediamolo passo passo. Ora si mettono prima le guide e griglie sensibili in modo tale da avere la dimensione di partenza anche per l'altra gomma, in modo tale da ridimensionarla in maniera paritetica, come abbiamo già visto. E poi si andrà a fare questo ridimensionamento per ingrandire il tutto. Ricordo sempre che le guide griglie sensibili si vedono solo nel programma di Photoshop, ma non vengono poi rilevate dalla stampante o dalla macchina da stampa in fase di stampa, quindi non verranno nel nostro foglio di lavoro finale stampato. Quindi ripetiamo tutto il processo due volte, ricorda sempre immagine, modifica, quindi regolazioni, modifica, regolazioni. Si va proprio lì e si mette su tonalità saturazione. Immagine metodo, tonalità saturazione. Regolazioni, se vedete tonalità saturazione, appunto nel metodo della regolazione. Si ripete il processo due volte e si ottiene quel giallo verdognolo che avevamo nella nostra immagine finale. Ovviamente, se non si vuole fare questi passaggi due volte per ottenere il giallo verdognolo, si può già andare a fleggare il colore tramite la tonalità nel primo passaggio. Io lo faccio due volte per farvi vedere, imparare, impratichire su quello che è lo strumento. Perché più volte ripetiamo i passaggi, più è facile che ci restino in testa, li memorizziamo e li possiamo applicare le volte future. Ora non ci resta che andare a rendere attive le visualizzazioni dei livelli dopo aver deselezionato, dezoomato, quindi deselezionato, ricordiamo CTRL-D, e dezoomato, CTRL-. Ora andiamo ad attivare i livelli che della colla e delle mollette. Quindi partiamo con quello che è il livello colla. Quindi zoomiamo, premiamo Z e facciamo CTRL più dopo aver spostato la colla al centro già nella posizione del naso e averla ingrandita con trasformazione libera CTRL T. Mi raccomando, trasformazione libera, modifica, trasformazione libera o CTRL T. La andiamo ad ingrandire perché poi la riflettiamo anziché orizzontale, verticale. Quindi trasforma, rifletti verticale. E ora dobbiamo fare modifica, trasforma, distorci. Dopo aver zoomato per vedere meglio la distorsione, vedete, zoomiamo
E poi dobbiamo fare modifica, trasformazione, trasforma, distorci. Ora io vi faccio vedere un passaggio che può sembrare simile ma è diverso, perché questo passaggio che stiamo facendo adesso va a modificare singoli punti, non i punti di ancoraggio del tutto. Quindi andiamo a fare modifica, trasformazione libera, trasforma, perdono, distorci. Vedete? E andiamo quindi a rimpicciolire la parte retrostante della colla e ad ingrandire la parte del tappo. Ora andiamo a inserire il livello, bloccando questo livello, andiamo a inserire il livello delle mollette per fare sempre quella distorsione, perché sono sempre distorte, però controllata con trasformazione libera. Basta e avanti la distorsione per inserire le nostre cil sopracciglia, pardon. Quindi attiviamo la visualizzazione ai livelli delle mollette, dopo aver ingrandito ovviamente il naso perché era più grande, quindi stiamo già ridimensionando il naso per renderlo alle proporzioni corrette. Ricordo che per ridimensionare il naso basta trasformazione libera, CTRL-T, o modifica trasformazione libera. Vedete? Stiamo prendendo le nostre graffette, cioè le nostre mollette, le stiamo ruotando e poi le distorceremo. Quindi le ruotiamo prima, le posizioniamo un po', poi le ruotiamo ancora perché erano più ruotate nell'immagine finale e andiamo a distorcerle. Mi raccomando, stare attenti all'ordine dei livelli, perché se voi mettete le mollette sotto gli occhi, verranno sotto e non sopra, e quindi verrà sbagliato l'esercizio. Quindi adesso ne stiamo ridimensionando, se vedete il tutto, in modo tale da riuscire a fare un ridimensionamento preciso. Quindi poi siamo andati a duplicare perché non avevamo ancora duplicato il livello della molletta, buttando via il livello della molletta vecchia, così abbiamo la stessa molletta paritetica e andiamo semplicemente a rinominarla. Così adesso la trasciniamo, facciamo riflessione orizzontale. E abbiamo finito, come abbiamo già visto come fare, quindi modifica, trasforma, riflessione orizzontale e poi andiamo perfettamente a posizionarla. E poi ridimensioniamo gli occhi che sono troppo piccoli. Quindi, se vedete con lo strumento sposta la trasciniamo, poi la rifletteremo con modifica, trasforma, riflessione orizzontale. Vedete, tac, e la spostiamo per farla combaciare ancora meglio. Ora non ci resta che ridimensionare, vedete, gli occhi perché sono più grandi e abbiamo finito l'esercizio. Per quanto riguarda gli occhi, basta fare selezionare il livello desiderato dopo aver strecciato ovviamente le mollette perché non erano strecciate, se vedete, invece nel lavoro finale erano strecciate, vedete, le stiamo strecciando. E ovviamente le stiamo strecciando adattandole alla dimensione del manico della forbice. Quindi vuol dire che dove finisce il manico della forbice finirà anche la molletta, così abbiamo un riferimento netto di dove far finire le due mollette. Ora controlleremo sicuramente l'immagine finale non... e andiamo ad ingrandire gli occhi. E poi il nostro lavoro è finito, quindi CTRL-T sul livello degli occhi e ridimensioniamo, vedete, gli occhi. Ovviamente per dimensionare l'altro occhio usiamo le guide dinamiche, quindi le guide che sono di colore rosa. Così facendo vediamo dove deve cadere, vedete, con la guida di colore rosa sappiamo dove perfettamente deve cadere l'altro occhio. Perfetto, il lavoro è finito. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo per la conclusione del video. Bene Pinkies, spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se questo tutorial vi è stato utile, oltre a seguirmi, come già detto, su tutti i social network, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdervi ogni video e ogni nuova uscita, quindi ogni tutorial, ogni tecnica di comunicazione, ogni strategia, ogni esempio di utilizzo dei diversi social, perché farò vedere anche come utilizzare in maniera differenziale i social.
E non solo, farò vedere anche e soprattutto come utilizzare diversi software, prevalentemente di Adobe ma anche di altre case produttrici. Quindi non perdetevi i prossimi tutorial, perché non solo Photoshop ma sarà anche Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects, Audition, XD, Fresco, Aero, 3D Max, Animate, Character Creation e così via. Tutti quelli che voi pensate io li so usare, non tutti onestamente, però li so usare parecchi, nel senso che degli Adobe tutti e delle altre marche li so usare molti, quindi ho un ventaglio ampio, però ovviamente non sono onnisciente, anche io imparo tante cose, continuo ad imparare ad evolvermi. Quindi Pinky, se volete supportare il canale e vi piace questo nuovo cambiamento, non esitate a mettere un like, un super pollicione blu a questo video, che adesso non è più blu ma un super pollicione a questo video, per farmi capire che il tutorial vi è stato utile, vi è piaciuto, avete imparato cose nuove e che ne volete di nuovi di tutorial. Ultima cosa, dico disclaimer, c'entra con questo video ma non è inerente al video ma allo stile del video. Ci tengo a precisare che i video di comunicazione e gli altri video vlog continueranno ad avere lo sfondo o comunque tutta la colorimetria sul rosa, mentre con un look neo anni 80, mentre questo video avrà solo l'intro e l'outro anni 80, questa tipologia, proprio perché? Per andare a privilegiare la qualità di imparare il video. Quindi se io vi mettessi anche il colore rosa su tutto il video di Photoshop o di altri software, voi non capireste bene i passaggi, invece questo vi serve proprio per imparare i passaggi. Quindi io metterò il colore solo nell'intro e nell'outro, Pinkies. Quindi vi voglio un sacco di bene, Pinkies, baci baci, alla prossima, Pinkies.